Poi di lui. Abbiamo aperto il saggio di quest'anno che si chiama Tributes perché vuole essere un omaggio a dei grandi personaggi del panorama internazionale della musica e dello spettacolo in generale. E dopo questa apertura partiamo con un artista diventato famoso in Italia negli anni 90 per essere stato il protagonista della nota serie TV Willy il Principe di Bel-Air. Stiamo ovviamente parlando di Will Smith. Nato a Philadelphia nel 68, Willard Carroll Smith Jr. è un attore, rapper e produttore cinematografico. Inizia la sua carriera come rapper insieme a DJ Jazzy Jeff, per poi diventare, secondo la rivista Newsweek, l'attore più potente di Hollywood. Ha raggiunto la fama mondiale con numerosi film di successo, tra cui Independence Day e Men in Black, ricevendo anche 2 nomination all'Oscar per i film Ali e La ricerca della felicità. Non permettere a nessuno di dirti quello che desideri è irraggiungibile. Se hai un sogno, devi difenderlo. Se vuoi qualcosa, vai e prenditela. Punto. Three, two, one, let's do it!
nata a Bridgetown, nell'isola di Barbados, da un padre afro-barbadiano metà irlandese e madre afro-americana. Ha frequentato le scuole primarie nel suo paese natale, dove molto spesso è stata vittima di bullismo a causa del suo colorito di pelle troppo chiaro rispetto ai compagni. Nel 2003 Rihanna viene presentata al produttore discografico Evan Rogers mentre trascorreva le vacanze alle Barbados. Così, un anno dopo, appena compiuti 16 anni, la modella si trasferisce negli Stati Uniti e inizia a scalare le classifiche di tutto il mondo. Inoltre è la prima ed unica cantante donna ad aver raggiunto il traguardo di 9 miliardi di visualizzazioni totali ed un numero di ben 21 milioni di iscritti sul suo canale YouTube. Justin Randall Timberlake, noto semplicemente come Justin Timberlake, è cantautore, ballerino, attore e produttore discografico, originario di Memphis, Tennessee. Ha cominciato la sua carriera partecipando al talent show Star Search e poco dopo al programma per ragazzi Mickey Mouse Club. Raggiunge però la notorietà come membro della boy band NSYNC a fine anni 90. L'esperienza con gli NSYNC termina nel 2002 e lo stesso anno Timberlake pubblica il suo primo disco da solista, Justified, che gli fa vincere 2 Grammy Awards. Questo successo, in gran parte, è dovuto alle produzioni musicali di Pharrell Williams e Timbaland, artisti della scena hip hop statunitense. Mm-hmm.
Trevor Tyan Smith Jr., in arte Busta Rhymes, è un rapper e attore statunitense. Nato da una famiglia di origine giamaicana, inizia da giovanissimo a scrivere rime, ispirandosi ad artisti come Rakim e Public Enemy. Frequenta la Uniondale High School, dove conosce gli MC Charlie Brown, D.K.O.D. e Milo, con cui forma il gruppo Leaders of the New School, firmando per l'etichetta Elektra Records. Busta Rhymes, una volta sciolto il trio, comincia immediatamente la sua vertiginosa carriera da solista, che lo porta in breve tempo ad affermarsi tra i rappers più quotati della scena hip hop americana. As I combine all the juice from the mind, heal up, wheel up, bring it back, come rewind, powerful impact. Turban and heaven's my light, it's the most damn
smell urine. Chocolatey choco, the chocolate chicken, the rear cap diesel, my cheeks they were kicking. Yo, bust it out before the buster, buster, not the rhythm with them and then sing. Oh, about the whole town, keeping up the sound just like a bitchy yo. I'll serve the vibe and check out the scenario. Yo, yo, yeah, my man, yo. Clive Campbell, meglio conosciuto sotto lo pseudonimo DJ Kool Herc, è un musicista e produttore giamaicano naturalizzato statunitense, considerato il padre della hip hop, della musica e anche dell'omonima cultura nata negli anni 70. Una volta trasferitosi nel Bronx a New York, Kool Herc cominciò ad organizzare i primi block party, le feste a cui accorrevano tutti i giovani del quartiere. Il primo sound system di Herc consisteva in due giradischi, un doppio amplificatore con due canali per chitarra e altoparlanti, su cui suonava doppie copie di dischi, prolungandone così le parti in cui le percussioni erano più accentuate. Fu così che nacquero i breaks, cioè le sonorità su cui ballano i b-boys, conosciuti ai più come breakers o breakdancers. Soprannominato il re del pop, è divenuto una figura eminente nella cultura popolare per 45 anni, grazie al suo contributo nella musica, nella danza e nello spettacolo.
Michael Jackson è riconosciuto come l'artista con il maggior successo commerciale di tutti i tempi dal Guinness dei primati. La vendita stimata di tutti i suoi album, dischi e singoli si aggira complessivamente intorno a 1 miliardo di dischi venduti in tutto il mondo. Il suo album Thriller è in assoluto l'album più venduto al mondo, avendo superato i 100 milioni di copie certificate vendute. Nel 1997 un sondaggio lo ha decretato come uomo più famoso del pianeta, mentre nel 2006 il Guinness lo ha dichiarato indubbiamente il più famoso essere umano vivente. Come diceva Michael, la grande musica è come una grandiosa scultura o un fantastico dipinto, resta in eterno. Woo!
Michael Jackson è stato fonte di ispirazione e di influenza per numerosi altri artisti di fama internazionale, tra i quali Madonna, Prince, Beyoncé, George Michael, Justin Timberlake, Bruno Mars, Usher e tanti altri, mentre Fred Astaire lo definì il più grande ballerino di tutti i tempi. È inoltre considerato l'inventore dei videoclip musicali. I video di diverse sue canzoni, inclusi quelli di Billie Jean, Beat It, Thriller, hanno trasformato i video musicali in una vera e propria forma d'arte e in uno strumento di promozione. La loro popolarità, inoltre, portò al successo la rete televisiva MTV. Nel 1984 il critico musicale Jay Cooks scrisse: Jackson è la cosa più grande ed importante dai tempi dei Beatles, il fenomeno solista più hot dai tempi di Elvis Presley, ed è il cantante nero più popolare di sempre. Nello stesso anno anche il New York Times elogiò Jackson, scrivendo: nel mondo della musica pop c'è Michael Jackson e poi tutto il resto. Durante i Block Party a Sedgwick Avenue, DJ Kool Herc ha sviluppato questo stile che poi è diventato un modello per la musica hip-hop. Herc utilizzava il disco per vocalizzare una sola parte, caratterizzata dalla presenza di percussioni isolate, detta il break. Questa parte del brano era quella più apprezzata dai ballerini, quindi Herc cominciò ad isolarla, risuonarla e in seguito prolungarla. Appena un disco raggiungeva la fine del break, Herc rimandava l'altro disco dall'inizio del break, estendendo in tal modo una parte relativamente piccola della traccia. Questa innovazione ha le sue radici in quello che Herc chiama the merry-go-round, la giostra. Kool Herc ha contribuito inoltre a sviluppare lo stile di rime dell'hip hop, accompagnando la musica registrata con frasi gergali dal microfono. Tutti questi contributi fanno di questo DJ il padre fondatore dell'hip hop, un nascente eroe culturale. Come on.
Siamo già arrivati alla fine del primo tempo, 10 minuti di intervallo e poi si riprende.